ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si fa un'antipasto a base di salmone, riso e avocado. E ora vediamo assieme come lo si prepara. Per questa ricetta ci serviranno 200 g di salmone affumicato, 200 g di riso basmati già cotto, un avocado, un cucchiaio di salsa di soia, 20 g di mandorle affettate e tostate, un lime, 3 pomodorini tagliati a cubetti piccoli e un pizzico di pepe e sale. Per prima cosa ci occupiamo del taglio dell'avocado e lo tagliamo a metà con un coltello, proprio così. Poi lo apriamo. E diamo una bella botta sul seme. Proprio così lo giriamo, così si staccherà più facilmente. Ora, con un cucchiaio, tiriamo via tutta la polpa. Ora stiamo tagliando il nostro avocado a pezzettini, proprio così, e ora lo mettiamo in una ciotolina molto bene. Ora prendiamo il nostro lime e spremiamo per bene questo frutto, così avremo il suo succo che ci aiuterà a non far ossidare l'avocado. Poi ci mettiamo un pochino di pepe e il nostro sale. E adesso, aiutandoci con una forchetta, schiacciamo tutto. A questo punto aggiungiamo i pomodori alla nostra purea di avocado e successivamente ci occuperemo del nostro salmone. Ora stiamo tagliando il nostro salmone a pezzettini e continuiamo così finché non abbiamo finito tutto. Ora siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. E come potete vedere abbiamo messo un coppapasta su un piatto da portata. Come già detto, ora lo assembliamo partendo dal riso, che deve essere bello caldo. Lo stendiamo per bene sul nostro coppapasta. Poi aggiungiamo il salmone che avevamo già marinato come riso, lo stendiamo per bene. Ecco, proprio in questo modo. E ora aggiungiamo la crema di avocado e pomodori. Come tutti gli altri, lo stendiamo per bene. E lasciamo il tutto dentro il nostro coppapasta per 5 minuti. Ed eccoci qui al momento della verità. Rullo di tamburi! Guardate com'è venuto bene, come si vedono bene anche gli strati. Che bello!
A questo punto, per dare un pochino di decorazione, ci mettiamo le nostre mandorle tostate. E poi aggiungiamo i fiori commestibili per dare un'ulteriore decorazione. Ma guardate un po', ragazzi, com'è venuto bene! Ed ecco, ragazzi, uno dei miei momenti preferiti di tutto il video, che lo sto aspettando dall'inizio. Andiamo all'assaggio di questa delizia. Prendo la mia forchettina e me lo assaggio per bene. Ragazzi, è buonissimo. C'è il riso, che è bello corposo. Poi c'è lo speziato del salmone. Poi c'è questa crema di avocado fresca, buonissima. Ragazzi, veramente è una roba strepitosa. Dovete provarla, veramente. Come potete vedere, ragazzi, ora ho finito il mio squisito spuntino, perché non si può dire in un altro modo, e ora non mi rimane altro che dirvi: siate numerosi nel prossimo video che noi faremo. Vi aspettiamo veramente in tanti, tanti like, tantissimi commenti, come spero che sia, e vi auguriamo una giornata splendida.